Ma bentornati ragazzi, cosa ci fate qua? Non vi state godendo le vacanze? No, siete su YouTube a guardare questa faccia di minchia. No, scherzo, avete fatto bene. Comunque, oggi vorrei fare questo video qui riepilogativo dell'orto. Perché la serie dell'orto è andata, non dico che è andata bene, però ho fatto tutta la coltivazione. Però se non faccio vedere poi quello che è successo, cioè io dico cosa lo fai a fare. Allora vorrei farvi vedere in che stato è l'orto in questo momento. Come potete vedere, ad esempio, i pomodorini stanno crescendo bene. Non sono tanti, però dai, qualcosina sta facendo. Ho messo giù tutti i pomodorini piccoli perché sono quelli che mi piacciono di più a me. Stanno venendo su anche i peperoni, questi qua si possono fare alla griglia. E qui abbiamo anche una melanzana. Un'altra melanzana, l'ho già tirata su, cioè io un po' di cose l'avevo già raccolte in verità. Perché non ho avuto tempo di fare il video, quindi quando crescevano le tiravo su. Poi ogni tanto vengo fuori, mangio qualche pomodorino così, che sono buoni. E niente raga, vorrei sfruttare anche l'occasione per raccogliere tutti i pomodorini. Perché sennò questi qui, se li lascio su ancora un po', marciscono. Ok raga, pomodorini raccolti. Adesso tiro su anche tutte le zucchine che sono venute su. Questo è il raccolto di oggi. Come vi dicevo, io ho già provato a raccogliere della roba, però non facendo il video. Adesso però vorrei portarvi su a vedere l'insalata, quella che ho fatto nei gabbioni, che anche lì l'ho raccolta una volta e poi non è più venuta su perché con il lavoro, con tutte le cose che avevo da fare, non avevo più tempo per dargli l'acqua e niente, questa qua è la situazione. Vedete? Non è rimasto più niente praticamente. Cioè sono riuscito a mangiarla una volta sola. Però vabbè dai, almeno quella volta lì era buona. Raga, prima di chiudere però vorrei farvi vedere la cosa più interessante del video, che sarebbe un altro orto che sto facendo con un mio caro amico, che è molto più grosso di questo, molto meglio di questo e molto più produttivo di questo, ed è qua a tipo 100 metri da casa mia. Però essendo in un posto un po' nascosto per dei motivi che non posso dire perché quell'orto lì non si potrebbe fare in quel posto, quindi non posso riprendere diciamo il tragitto che faccio da qui a lì, che ci vogliono tipo 40 secondi. Zanzara di merda. E niente, quindi catapultiamoci nell'orto. Eccoci qua. Praticamente questo qui è l'orto che sto facendo con il mio amico. Ve lo faccio vedere un po' da lontano, almeno potete vedere quanto è grande. Eccolo qui. Molto più serio di quell'altro. Abbiamo messo giù anche i pali con la rete antigrandine, tutto il camminamento qui per passare attorno. Qui è stato fatto proprio anche un'opera di ingegneria, nel senso che quando abbiamo scavato tutta la terra abbiamo messo dei tubi drenanti che passano sotto, arrivano qui e quando piove si riempie l'acqua. C'è una roba allucinante raga. Qua ci sono tre file di pomodori, qua ci sono le cipolle che però sono già state tirate su e sono quelle lì. Lì c'è un'altra cosa di insalata. Qui abbiamo peperoni, zucchine, melanzane, citrioli, lì c'hanno anche i piselli. Abbiamo piantato anche un fico. È un pesco. Questa qui era la chicca di questo video. Su YouTube non l'ho messo perché questo qui non lo faccio mentre faccio video. Questo video lo faccio proprio per coltivare bene, almeno tiro su un po' di roba da mangiare. Ma adesso arriva la cosa bella. Guardate come si fa ad uscire dall'orto. Non posso farvi vedere come si fa ad entrare perché vabbè, si deve passare da qua. Entrare, ve l'ho spiegato prima che non si può far vedere.